Con la coda di lato faccio tipo schifo al mondo, ma fa niente. Che dire, ho aspettato questo giorno per 3 anni. Dall'uscita di questo libro sono passati appunto 3 anni, è uscito nel 2017. Ci tengo tanto a parlarvene, è una sorta di sfogo, riflessione, viaggio nel passato anche per certi aspetti. Ma bando alle ciance. Come sapete, io nel mese di marzo ho riletto Scimmie, ovvero il mio primo romanzo. Scimmie è l'acronimo dei 7 protagonisti ed è stato pubblicato da Eden Editori nel 2017. Sono passati 3 anni e questa rilettura mi ha aperto un po' gli occhi, ecco. E vado comunque ancora molto fiera, perché quando l'ho scritto ero giovane, inesperta sotto certi aspetti, ma devo dire che si palese in questo libro il fatto che io abbia sempre avuto una passione sfrenata per la scrittura in generale e anche un discreto talento, perché no? Se non avete visto i video precedenti dedicati al mio romanzo, che trovate in una playlist appunto sul mio canale, che vi linkerò qua sopra, questo libro è ambientato nel 2014, anno in cui ho deciso di completare l'opera, e parla di questi 7 adolescenti molto amici tra di loro, ognuno con delle personalità differenti. Stefano è il classico bello impossibile, il classico ragazzino popolare, biondo con gli occhi azzurri che tutte le ragazze si fidano. Poi c'è Camilla, è la secchiona, adora studiare, stare sui libri, imparare cose nuove, ha proprio una grande passione per lo studio, ha un carattere molto timido e introverso al punto di avere paura perfino di se stessa. C'è Jacopo, detto Coppo, che invece è un po' un genietto incompreso, ha questo talento per la tecnologia, il suo cervello va da solo in un certo senso, automatizza qualunque cosa gli succeda praticamente. È il classico ragazzino che senza studiare riesce a prendere 9, anche lui comunque è molto introverso, ma per motivazioni diverse rispetto a quelle di Cami. Poi abbiamo Michela, l'artista del gruppo, sfoga in qualunque ambito artistico il suo vero essere, una fan nonché portatrice positiva di abbracci, ha questi capelli rossi che indicano un po' il suo stato d'animo ed è sempre molto spontanea come ragazza, molto esuberante, estroversa. Poi c'è Massi, che è lo sportivo del gruppo, che vive per lo sport, praticamente lo sport è la sua vita, e dietro questo fisico scolpito da ore e ore di molti sport si nasconde un gigante buono. Non è che ha paura di esprimere il suo essere, ma tende a tenerlo per sé e per le poche persone a cui vuole veramente bene. Poi c'è Danda, Yolanda, è un po' la protagonista, anche se io tendo a definire i 7 protagonisti tutti allo stesso piano, ma Danda, per il carattere che ha, è la vera protagonista della storia, perché funge fin da subito da collante per quanto riguarda questo gruppo di amici. Ha un carattere molto particolare, vuole essere sempre sotto le luci dei riflettori, ma allo stesso tempo ha un carattere nobile, gentile, aiuta sempre nel momento del bisogno e con la parola giusta. È perfettamente imperfetta. Ecco, penso che sia il modo migliore per descrivere questo personaggio. Infine abbiamo Ettore Toto, che è l'ultimo arrivato, diciamo, nella compagnia, perché è un ragazzo che a 14 anni è costretto a trasferirsi da Milano a Roma, che è appunto l'ambientazione del nostro romanzo. È un amante della musica, lui vive per la sua musica e gli piace tantissimo comporre musica, sa suonare la chitarra, talvolta il pianoforte. È molto sensibile come ragazzo, ma tende a mascherare questa sensibilità facendo il duro, ecco, in qualunque situazione. Questi 7 ragazzi appunto non hanno niente in comune, l'unica cosa che li accomuna è una forte amicizia e collaborazione che si instaura tra di loro negli anni del liceo. C'è un salto temporale dal primo capitolo nel quale i ragazzi stessi si conoscono e noi conosciamo le personalità di questi ragazzi, dalla prima liceo alla terza, nel quale comunque loro sono ancora in classe insieme, sono sempre più amici, ma quell'anno succedono degli eventi casuali che però gli sconvolgono le vite. L'unica soluzione per risolvere questi problemi è trovare il coraggio di essere se stessi, e questa è la grande morale che ho voluto passare con questo libro. Ogni evento che gli capita è stata una scelta ponderata dal fatto che ho voluto inserire delle tematiche molto importanti in un romanzo che apparentemente è una fiction per ragazzi, ma in realtà è passato ai lettori come un romanzo di formazione, ed era appunto questo l'intento che avevo nello scrivere questo libro. Ma andiamo a parlare nello specifico di cosa ha portato a me
autrice la rilettura di questo libro. Mi sono accorta di alcune pecche, come è giusto che sia. Nessuno scrittore, rileggendo le sue prime opere, penso che le definisca perfette, soprattutto se poi ti metti a scrivere altro, leggi altro. Io in questo libro ho notato che i primi capitoli, che sono quelli che scrissi all'età di 16 anni, quindi molto inesperta, sono decisamente acerbi anche dopo il lavoro di editing, comunque sono stati mantenuti in un certo senso su una linea adolescenziale, puramente adolescenziale, ma questo aiuta perché, appunto, come dicevo prima, i personaggi subiscono un'evoluzione molto profonda, li cambia nel profondo questa storia. Allo stesso modo dei personaggi, anche lo stile del libro si evolve da una forma completamente adolescenziale, da uno stile molto acerbo, a uno stile che posso definire molto profondo, descrittivo, si riesce a percepire lo stato d'animo di ognuno dei personaggi ed è difficile perché comunque è difficile immedesimarsi in tutti e sette i personaggi. Infatti, molti dei lettori con cui ho avuto a che fare in questi anni mi hanno detto e specificato che c'è sempre e comunque un personaggio al quale si affezionano di più. Rispondo sempre dicendo che il personaggio a cui ci si affeziona di più è quello che più ci somiglia o comunque quello che noi vorremmo diventare, che i ragazzi vorrebbero diventare, e questa è una cosa che fa riflettere sempre molto. La cosa bella di questo libro, che è una tecnica che io vorrei utilizzare anche scrivendo storie slegate da questo romanzo, è il fatto di mantenere la prima persona in ogni capitolo e ogni capitolo farlo raccontare da un personaggio differente, ma senza specificare di quale personaggio si tratta. Questa può sembrare una scelta azzardata, perché comunque è difficile capire dopo solamente una breve descrizione qual è il personaggio che sta parlando, però è uno stimolo a voler conoscere profondamente ognuno dei personaggi, al punto che il lettore inizialmente legge i primi capitoli e va in palla, deve andare a rileggersi le descrizioni perché appunto non conosce i personaggi. Mentre sul finire del romanzo stesso automatizza il fatto che stia parlando quella determinata persona. Ci sono delle tematiche molto profonde e che difficilmente un adolescente decide volontariamente di affrontare, soprattutto nei termini in cui le ho volute raccontare io, perché in molti romanzi adolescenziali ci sono le stesse tematiche, ma secondo me vengono vissute e raccontate in maniera molto superficiale e io ho voluto evitare questa cosa, ho voluto cercare di addentrarmi in una maniera più verosimile possibile all'interno di queste tematiche, anche molto pesanti e molto importanti. La tematica che lega tutto è sicuramente l'amicizia, l'amore, tematiche comuni a tutti i romanzi di formazione e adolescenziali, ma c'è questa cosa in più del senso di realtà che ognuno dei personaggi riesce a raggiungere. E come dicevo prima, la macro morale di questo romanzo è l'essere se stessi, il non preoccuparsi dell'essere giudicati dagli altri per come si è, perché essere come si è l'unico modo per raggiungere veramente il proprio io. Soprattutto non vergognarsi delle cose che ci succedono, non vergognarsi a chiedere aiuto, fare affidamento sulle persone giuste, cercare le persone giuste nella vita e aspettarsi di tutto anche dalle persone giuste, perché comunque l'unica chiave per risolvere i propri problemi siamo noi. Questo è un po' il senso di tutto questo libro. A questo punto è giusto parlare delle scelte che ho deciso di prendere nei confronti di questo libro e di quello che succederà adesso nella mia vita di scrittrice. Sono anni che sto lavorando al seguito di Scimmie, molto molto a rilento. Quando lo scrissi, comunque io ero un'adolescente e quindi era molto più semplice entrare nella testa dei personaggi e vivere le giornate scolastiche oppure quotidiane, normali di un adolescente, dei miei personaggi. I personaggi rappresentavano un po' me stessa adolescente, suddivisa in sette parti. Adesso ne ho 10 anni in più di quanti ne avessi quando ho iniziato a scrivere Scimmie e non riesco, è proprio più forte di me, non riesco più ad entrare nella testa di un adolescente e pensare come penserebbe un adolescente. Inizialmente avevo pensato di traslare il seguito in una vita adulta o comunque da giovane adulta e cercare di rendere i personaggi cresciuti.
cresciuti e comunque che mantengono questa sorta di linea di amicizia, ma la verità è che le cose cambiano, i miei valori sono cambiati, condivido le tematiche, condivido le opinioni che avevo su determinate tematiche, ma molte cose, tra cui l'amicizia stessa e l'amore stesso, sono concetti che ho evoluto, che ho migliorato, che ora vedo in maniera differente. E i personaggi sono troppo legati a questi valori per poterli traslare su un'altra storia che li vede protagonisti ma con valori evoluti. O meglio, sarebbe veramente complesso evolvere ognuno di questi personaggi dall'adolescenza alla vita adulta in così poche pagine. Io non sono per i mattoni, quindi perdonatemi, ma non riesco a fare questa cosa. Inoltre, avevo il dubbio che questo libro risultasse con un finale troppo aperto, che fosse troppo aperto ad un eventuale seguito. Invece, rileggendolo, mi sono accorta che il finale è perfetto così. Anche se comunque l'ho lasciato aperto in vista di un seguito o più seguiti, ma è un finale che va bene. Così, per quanto netto, ti fa riflettere tantissimo sui personaggi che hai letto, sull'evoluzione che hanno avuto, ti fa aprire la mente, ti fa riflettere su cosa succede dopo. E io preferisco che un lettore rifletta autonomamente su quello che può essere un seguito per ognuno dei personaggi in base alla sua esperienza. E credo che questo a livello formativo sia importantissimo. Detto ciò, non ho intenzione di abbandonare completamente l'idea di un seguito o di più seguiti per quanto riguarda Scimmie, ma ho intenzione di congelare un attimo il lavoro che avevo fatto. Ci sono delle tematiche che vorrei ancora affrontare, ma in una storia completamente nuova, con dei personaggi completamente nuovi, come dicevo prima, magari mantenendo la linea della prima persona, perché mi è piaciuta molto. Sicuramente ci sarà un altro romanzo scritto da me, ma non vedrà come protagonisti questi sette ragazzi, che sicuramente adesso sono cresciuti, hanno preso le loro strade. Passatemi questa piccola perla filosofica, perché io penso che oltre a me stessa, all'interno di questi sette personaggi, ci sia ognuno dei miei lettori. Questo è un immenso regalo che io penso di aver fatto a tanti ragazzi che hanno letto il mio libro. Ho intenzione di scrivere questa nuova storia, devo delineare i personaggi, perché io, come sapete, se avete visto altri miei video inerenti, sono una scrittrice molto schematica, però sicuramente ci lavorerò a brevissimo. Un nuovo romanzo che vedrà come protagonisti, a livello tematico, i miei nuovi valori, le nuove cose in cui credo, le mie esperienze che ho vissuto in questi 10 anni da giovane adulta. E di conseguenza i personaggi principali non saranno più adolescenti, ma saranno sicuramente adulti. E questo è il massimo che vi posso dire, perché non voglio farvi spoiler, non voglio illudervi di stare scrivendo una storia quando magari ho intenzione poi di cambiare completamente rotta. Quando avrò delineato i personaggi, magari, se avrete piacere, ve ne parlerò. Questo libro comunque è ancora in vendita e qua nell'info box trovate tutti i link d'acquisto, soprattutto adesso che siamo in quarantena. Se non sapete cosa leggere, volete leggere qualcosa di originale e il genere ve gusta, questo ve lo consiglio tantissimo. Se siete adolescenti che magari hanno anche difficoltà ad affrontare delle letture di romanzi, questo è il libro che fa per voi assolutamente, e non lo dico io, lo dicono i miei lettori, che sono adolescenti come voi. E con questo libro io sono riuscita a far leggere ragazzi che non avevano mai preso un libro in mano volontariamente. E che dire, è stato liberatorio questo video. Non so se riparlerò ancora di questo libro, almeno a richiesta potrei anche fare una descrizione, una recensione più specifica, ma me lo dovrete chiedere voi sempre qua sotto o su tutti i vari social che trovate qua sopra. Se questo video vi è piaciuto, il mio libro vi è piaciuto, mettete un pollice in su a questo video. Se vi piace questo canale, i miei format, i miei video, cliccate su iscriviti e attivate la campanella per non perdervi neanche un video. Trovate anche qua sotto nell'info box la mia mail per le collaborazioni e anche per i miei fan. A questo punto approfittiamone. Se volete farmi una recensione personale o farmi delle domande inerenti a questo libro, dato che, come ho detto prima, probabilmente non ci sarà un seguito, iscrivetemi alla mail. Noi ci vediamo tra 2 giorni con il prossimo video, che sarà una challenge divertentissima che ho fatto con un ospite speciale, non perdetevela. Invece la prossima books review sarà il 27 aprile. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione, grazie di tutto e ciao!